bellissima giornata anche di sole e ci ritroviamo qui come ogni anno per ricordare il giorno della liberazione di Torino dal nazifascismo. Come associazione AMPI crediamo che sia molto importante ricordare, ma sia molto importante trasmettere ai giovani quali sono stati gli ideali e le motivazioni che hanno spinto tantissimi giovani dai 16 anni in su a rischiare anche la vita per la libertà che oggi abbiamo. Un ringraziamento particolare anche a Don Lello che ci ha permesso di fare questa manifestazione in questa piazza. La cerimonia proseguirà, adesso la banda suonerà il silenzio fuori ordinanza, depositeremo una corona al stesso cibo che ricorda questi purtroppo partigiani uccisi da una colonna tedesca che transitava in quel giorno in questa piazza. Grazie a tutti, buona giornata e buon 25 aprile. Una linea di maglia. Ora, il segno dell'onore nostro e della benedizione di Dio alla lapide del ricordo e alla nostra bandiera, simbolo della Nazione Unita. Ai martiri dell'eterna libertà, da bene lo alto, bandiera lo destro, Mastro Mauro Salvatore, Bersino, Felice, Berger, Bianchi, Cecoslovacco, Partigiani. Ma è anche la sapienza di tutti i popoli. E la storia è ricca di esempi, soprattutto nell'affrontare le incertezze e le oscurità del futuro, è necessaria l'unità di intenti, vena al fallimento. Nella società italiana tormentata da una conflittualità inaudita, da una frammentazione mai vista,
un evento che vide la solidarietà di gran parte del nostro popolo nel rifiuto della barbarie nazifascista, della guerra, della dittatura. Il superamento delle divisioni ideologiche per il bene della rinascita etica di quella Italia umiliata e sconfitta. La celebrazione della lotta per la liberazione è per conservarla nella memoria e consegnare alle nuove generazioni, come ci è stato detto, il sacrificio che è costato rinnovare la nazione. Riconosce la grandezza e manifesta la riconoscenza. Noi popolo di Torino siamo grati ai gruppi, ai movimenti, alle associazioni che con costanza ripropongono il richiamo della storia dolorosa e grandiosa del nostro popolo, soprattutto per le loro iniziative educatrici delle nuove generazioni. Essere cittadini nella dignità e nel rispetto di ogni persona, di ogni vita, soprattutto se fragile, dell'ambiente e dell'aria, del cibo e di ogni bene vitale, costa. Vedono l'impegno per la vita buona, per la buona cittadinanza, sotto lo sguardo della Divina Provvidenza, nella volontà di salvezza di Dio, grande amico della vita dell'uomo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, la parola alla vicepresidente della circoscrizione, Luisa Bernardini. Buongiorno a tutti. Siamo qui oggi per ricordare e festeggiare insieme un giorno fondamentale per la nostra Repubblica. 25 aprile, festa della liberazione dall'occupazione nazifascista. Le celebrazioni del 25 aprile sono occasioni per meditare tutti insieme sui valori fondanti della nostra patria, valori che ci sono stati trasmessi e che non dobbiamo dimenticare. Festeggiamo uomini e donne di ceti sociali diversi e di diverse idee politiche e religiose, persone che hanno lottato perché il rispetto delle libertà individuali e l'uguaglianza fossero alla base del vivere quotidiano. Persone che hanno provato fortemente la solidarietà verso gli altri e il senso di appartenenza ad un popolo. Questi principi, conquistati con la dura lotta, ci sono stati consegnati e noi dobbiamo continuare a farli nostri e fare in modo che vengano custoditi con cura, senza dare nulla per scontato. Sarà compito nostro fare in modo che i nostri giovani possano avvertire i problemi della vita di oggi, lo stesso entusiasmo, la stessa fiducia nella capacità di costruire un futuro migliore che hanno approvato i giovani di allora. Voglio congedarmi con il ricordo di chi ha lottato e sacrificato la sua vita per questo. E lo dico con parole che condivido con tanti altri, con rispetto, perché sono caduti per noi. Repubblica, viva l'Italia! Auguriamoci il 25 aprile, una giornata molto importante per l'essere umano. La sezione Leo Lanfranco, che organizza tutti gli anni queste feste, vorrei innanzitutto ringraziare i membri della circoscrizione e Don Lello. Don Lello è una persona stupenda che ci permette proprio qui
Infine, Leonard Franco era un partigiano, un operaio della Fiat, che è morto, torturato e fucilato dai nazifascisti. Un passaggio che ho sentito oggi da Don Lello, dice: la libertà ci unisce, siamo tutti uniti qui, la meravigliosa, credenti, non credenti, cittadini di diverse religioni. È proprio per questo che noi abbiamo sempre cercato e voluto che su questa chiesa meravigliosa si potesse riunire i cittadini su queste cose. Finita la guerra, qualcuno scherzando diceva: ma voi sarete i liberatori. No, noi non siamo dei liberatori, noi ci siamo liberati. È un'altra cosa, ci siamo liberati. Da che cosa? Dalla dittatura, dalle guerre, dalla tortura, dalla soppressione delle libertà, dalla morte e dalla la morte. Cioè questi esseri umani avevano sempre in mente la morte. C'era sempre, se tu non aderivi, anche con una piccola cosa, venivi sempre punito. E non era possibile vivere così. Dovevamo liberarci, e allora tutto il popolo liberato, e ha partecipato tutti, sacerdoti, suore, le acri, tutti quanti abbiamo fatto, tutti partiti, tutti i giorni deve essere il 25 aprile, perché dobbiamo comportarci bene, socialmente bene, per il bene del comune, sempre, della comunità, sempre dobbiamo fare il 25 aprile, ma non con le armi, con l'intelligenza, con la cultura, con l'amicizia, con l'amore. Questo noi potremo difendere, questa parola, perché se ce la tolgono c'è una sola alternativa, bisogna ubbidire. Senza libertà sei costretto ad ubbidire, per cui la libertà ci ha dato un foglio di carta, una penna, e scriviamo la nostra storia di liberi cittadini, giustamente, però per il bene comune. Io vi ringrazio. Due annunci di applauso. Noi abbiamo la fortuna di avere in questa piazza tre protagonisti partigiani che hanno partecipato alla resistenza, Giorgio Mighetto e un altro partigiano di Calino che non lo vedo. Se qualcuno vuole con noi parlare, avremo. E Mighetto ha male una gamba e è seduto sulla panchina. Seconda cosa, ricordo che questa mattina stiamo finendo un meraviglioso murale in via Gorizia dedicato alla liberazione e alla integrazione, dopodiché darei la parola, per modo di dire, alla meravigliosa banda di Grugliasco che ci allieterà con la sua meravigliosa musica. Grazie a tutti, di nuovo buon 25 aprile. Thank you.